Ok, Museo del Mare, Museo Civico di Ricadi, sì, deve essere questo. Allora Patrizio, il vice sindaco di Ricadi, mi sta aspettando qui. Intravedo la prua di una barca, quindi deve essere proprio qui. Ed eccolo, Patrizio, ciao. Ciao, come Da un va? bel po' che ci aspetto. Che fine hai fatto? Beh, a parte che mi avete lasciato là a lavare i piatti e così non si fa, questa è l'ultima volta, io te lo dico. E poi niente, poi per trovare il Museo del Mare sono andata vicino alla Cioè, noi spiaggia. siccome ti vogliamo adottare come calabrese, una donna calabrese deve imparare a lavare i piatti, così come fanno gli No, ma uomini, eh. già, già ero già capace di farlo, comunque ti ringrazio, grazie, veramente sei molto gentile. Allora, qui siamo al Museo Qua del siamo al Museo Mare. del Che Mare, cosa nel comune di troviamo in Ricadi. questo splendido museo? Dei reperti che sono stati trovati, diciamo, lungo nei nostri fondali e lungo le nostre spiagge. Adesso poi ti spiegheranno, c'erano delle ragazze bravissime che ti spiegheranno, ti illustreranno quali sono, diciamo, le tematiche del museo. Guarda Perfetto. però che incanto. No, ma lo so, ma già qui io veramente non lo so. Invece di farmi lavare i piatti, perché non mi trovi una location dove venire ad alloggiare qualche giorno? Quello Che me ne sarei molto considera grata. uno dei più grandi, delle più grandi doti che noi abbiamo è l'ospitalità, quindi Sì, ho visto, è per l'appunto, non piatti, mancheranno. cose. Sì, non ho dubbi, guardi. Caro Patrizio, beh, eccoci qua, permesso? Eccoci qui con Cristina, è volontaria del servizio civile e tra le altre cose si Sì, occupa mi occupo anche. di una delle sedi del MURI, il Museo del Mare, una delle cinque sedi. Abbiamo altre quattro sedi, una si trova alla stazione, abbiamo una esposizione permanente della cipolla rossa di Tropea, c'è un museo alla Torre Marrana, dove all'interno raccontiamo la storia attraverso pannelli esplicativi delle torri di avvistamento che abbiamo in questa zona, e poi infine un museo a Ricadi, Demo Etnoantropologio, quindi che racconta la storia contadina del nostro po' tradizioni. Infine, l'ultimo museo che ancora non è possibile visitare è quello di Santa Domenica, archeologico-paleontologico, dove vi sono resti della storia romana e greca. Quante belle cose qui in questa magnifica terra. Qui che cosa c'è di interessante da vedere? Visitare il museo, questa è la stanza degli attrezzi da pesca, tra cui abbiamo le lampare, due di queste sono state donate da Berto, lo scrittore. Vi sono diversi attrezzi come la nassa, che serviva, veniva calata in mare, il pesce entrava all'interno e non riusciva più ad uscire. Particolare sono quelle nasse là quadrate, rettangolari, dove venivano catturati gli scampi, le aragoste, venivano lasciate in mare fino a dicembre, perché così si aveva l'aragosta anche nel periodo natalizio. Ah, furboni. Poi abbiamo le coffe o il Sì. palanghistru, che praticamente venivano attaccati a questi piccoli ami le esche e gettate man mano in mare. Si tornava dopo un paio d'ore oppure il giorno dopo e si iniziava a raccogliere il pescato. Poi da questa Dall'altra parte. parte ancora sempre nasse, gli attrezzi per calafatare, per impermeabilizzare le barche, con la pece, alcuni ami, i retini. Le reti e infine lo specchio che veniva praticamente poggiato sulla superficie del mare e in questo modo si poteva vedere al di sotto, come se si Ah, fosse certo, sott'acqua. una lente d'ingrandimento. Ma Cristina, qual è lo strumento più antico che c'è in questo Questo museo? museo, forse le nasse, perché ormai non, le coffe volevo dire, perché non, ormai non sono più così, sono più diciamo moderne, mentre queste sono fatte in vimini con il sughero, adesso invece sono di plastica.
Francesco, una cosa molto, diciamo, carina che possiamo vedere in questo museo è l'osso occipitale della balena, l'osso della parte della testa, mentre di là abbiamo tre costole. Era una balenottera comune che è spiaggiata sulle coste della nostra zona e quindi poi è stata esposta qui nel museo. Molto importante però, nell'altra sala c'è la pinna nobilis, che è una specie protetta. Se ti va, andiamo a vederla. Assolutamente sì, sono venuta apposta. Abbiamo la pinna nobilis, specie protetta, è controllata dal CITES, dalla Convenzione di Washington, che praticamente è una convenzione che si propone di tutelare la flora e la fauna, non solo marina ma anche terrestre. E la pinna nobilis ha una particolarità, anticamente veniva catturata perché produceva del bisso. Il bisso è praticamente una specie di tessuto, diciamo, dei filamenti, che questi, tramite una lavorazione, venivano poi utilizzati per la tessitura di oggetti come, che ne so, una tovaglia o delle coperte. Quante cose! Che bello, molto interessante. Guarda, io ti ringrazio davvero. Le varie conchiglie, distinguiamo queste qui che si trovano nel Mediterraneo, sì, mentre quelle là che sono, diciamo, Oceano Pacifico, Atlantico. Una cosa però che ti voglio far vedere, molto divertente, è un oggetto che è di là. Ecco Claudia, questa è l'altra stanza che mi dicevi un po' più particolare. Qui c'è, vabbè, un megafono, data più o meno anni 50, così. Poi questo è un telegrafo di mare, di macchina, che serviva questo per il carburante. Sì, per comunicare giù quanto carburante, diciamo, mettere, quanto carbone per la velocità che doveva assumere, sì, la macchina. E poi questo invece è un autofono. E questo è uno strumento abbastanza particolare. Questo a cosa serviva? Sempre, che data è? Più o meno sempre anni 50? Ed è un autofono, serviva per segnalare attraverso l'emissione di un suono quando la barca arrivava nel porto, nei momenti di nebbia, tempesta, insomma quando la visibilità era poca. Sono per farsi sentire, ma e questo anche noi gioca, quindi non funzionerà più, figurati. Non... Vuoi provare? Secondo me funziona ancora. Dici? No, ma non ci credo, dai. Ma pronta? Vai? Funziona. Funziona, aveva ragione. Grazie. Che carino che sei. Ai, mi ha Salvatore, Monica, ma che bello, allora è proprio vero. A me hanno detto, guarda, tu vai lì a Ricadi, pensi a una cosa e ogni tuo sogno si realizza. Salvatore, questa è una lira, questa, cioè, le costruisci tu? Sì, queste sono delle lire calabresi, le costruisco io. Beh, è una mia è uno strumento antico, per la a quando risale la lira? La lira è arrivata qui con i greci. E periodo bizantino, quindi abbiamo uno strumento in mano che risale a circa 1000 anni fa e ancora oggi esiste. Ancora... Anche perché ci sei tu a costruirli. Certo, ci sono io, ci sono anche altre persone. Ovviamente. Ma come ti è nata questa passione, Salvatore? Perché insomma è uno strumento molto particolare, certo ormai appartiene alla tradizione, per carità, però come nasce questa passione? Perché so che tu hai fatto anche un'altra scuola, cioè appartieni, diciamo,
altri studi, ecco. Sì, io sono un insegnante di scuola primaria, però ho poi frequentato l'Accademia di Belle Arti, corso scultura, però poi ho cambiato strada. Mi sono appassionato delle sculture sonore, così degli strumenti. E ho iniziato a costruire dei violini, delle citole, delle ribeche, però poi partecipando a delle feste paesane vedevo questo strumento suonare in piazza, che anche negli anni Ottanta vedevo suonare a mio zio. Io facevo parte del gruppo dei liristi del Poro, mio zio Reginaldo, e quindi siamo stati in Grecia, siamo stati in Francia, in Spagna, abbiamo girato il mondo suonando la nostra musica. Rivedendolo mi è ritornata la passione, però quale passione? Quella di costruire questo strumento. Ma senti, e tra l'altro c'è bisogno di un legno particolare, come lo riconosci il legno per costruire la tua lira perfetta? Guarda, i legni particolari sono quelli da frutto, venivano utilizzati tanto tempo fa allora, e ancora oggi io prediligo questi legni, che possono essere anche il legno di fico, che può sembrare strano, però per la lira è un legno buono, un legno stopposo, che regala dei suoni bellissimi. Poi c'è il ciliegio, albicocco, prugno e così via. Cioè, delle lire saporite anche. Sì, legno da frutto. Delle lire da frutto. E invece Monica, tu lo accompagni, ho visto che anche tu suoni la lira, anche altri strumenti, o sbaglio? Sì, costruisce anche altri strumenti, tra cui chitarre, violini, liuti, citole. Diciamo che ha un ampio... è nata così la nostra passione. Tu sei un artista anche tu, però più verso la direzione, mi hai detto... pittura. Io amo dipingere, sono una pittrice, e mi piace creare, mi piace disegnare abiti, però è difficile trovare qualcuno che li realizzi. Però. E amo l'arte. Ama l'arte, ma loro due, a parte amare, avere questa cosa in comune, quella dell'arte e della musica, hanno anche un'altra grande passione, che è quella dell'amore. Infatti sono una coppia di fatto, sono sposati da 24 anni, mi hanno raccontato una delle storie belle, incredibili, che succedono qui in Calabria. E voi, dai, ve la posso, in breve me la raccontate, perché è anche molto bella. Lei lo rifiutava, lei non lo voleva, lei, come si dice tra di noi, se la tirava proprio, vero? Sì, inizialmente lei si tirava un po' indietro, però poi... Ma perché non gli piacevi, o perché proprio, come dico io, che un po' faceva la... Perché entravo nella sua vita troppo irruento. La gamba tesa. Sì, sì, sì. Lo può raccontare lei, che lei è più brava a raccontare questa storia, sai? Sì, sì. Più appassionata. Sì. Vai, ma allora raccontamelo, me lo racconta un attimo Monica in due parole, perché così io voglio lasciarvi con questo bel ricordo di questa bella storia. Ok, noi ci siamo conosciuti in accademia, lui mi guardava in continuazione e mi dava un fastidio, e quindi non gli davo tanta confidenza. Allora lui giustamente chiede ad una mia amica di uscire. E questa mia amica dice, senti, usciamo, sai, mi ha chiesto di uscire. Allora io ho detto, sì, ma io che vengo a fare da sola, faccio il terzo incomito. Allora mi porto un amico, un collega di università. Usciamo e lui tira lo specchietto retrovisore e mi guardava. E diceva, ma guarda un po', guarda me. E fa la corte alla mia amica, ma com'è sto fatto? Il giorno dopo invece si avvicina e mi dice, ma io non volevo uscire con la tua amica, io volevo uscire con te. Era solo una scusa, ma non sapevo come avvicinarti. E così sono passati 24 anni, abbiamo due figlie splendide. Che bello. Artiste, quasi tutte e due, vero? Amano anche loro l'arte, certo. Diciamo che artiste un po'. Però amiamo l'arte e quindi... Che mi dicevi, Salvatore? Deve dire che questo è successo a febbraio, ci siamo poi conosciuti, o meglio messi insieme, poi a settembre, l'11 settembre, ci siamo sposati, nell'arco di 6 mesi. Che bello. E sono passati 24 anni.
Va bene, niente, io vi volevo raccontare questa storia. Sono stata veramente felicissima, grazie, e grazie anche per questa tua grande passione, questa tradizione che continui a protrarre nel tempo insieme a Monica. Grazie. Grazie. Dicevi, vedi, Francesca, ti ho portato in un altro luogo particolare, ti ho portato a trovare un mio amico che è proprietario di un villaggio imprenditore turistico, Simone, che ha un posto bellissimo qui, da qui si godono tramonti occhi. Bellissimi, solitamente di fronte si vede lo Stromboli, oggi purtroppo c'è un po' di foschia e quindi non, bisogna solo immaginarlo come tante cose che immaginiamo, noi qui viviamo di immaginazione, anche a volte di fantasia. E di tanta bellezza. E di tanta bellezza. Però il tramonto non ci sarà lo Stromboli, ma non si vedrà lo Stromboli, ma si vedrà lo stesso un bellissimo tramonto. Ti faccio conoscere appunto Simone. Il titolare della struttura. Il villaggio si chiama Il Tramonto proprio per l'appunto. E lui è Simone. Ciao, piacere, ciao, Simone. Sono Simone. È un posto incantevole, aveva ragione, sì. Me ne ha parlato tanto. Ma tu sei un giovanissimo imprenditore. Sì, giovanissimo imprenditore, diciamo, la mia è una piccolissima realtà rispetto a molti altri che sono, diciamo, molto più grandi. Comunque siamo alla terza generazione, da più di 50 anni, diciamo, facciamo questa attività, miglioriamo pian pianino e notiamo, diciamo, gli aspetti positivi che si stanno aumentando sempre di più in tutta la zona. E qui il turismo com'è qui da te nel tuo villaggio? Chi viene prevalentemente in questo periodo, diciamo? Allora, in questo è un periodo, diciamo, dove gli italiani sono un po' pochi perché ci sono ancora le scuole aperte, via discorrendo. Comunque ci difendiamo bene col turismo estero, abbiamo un incremento dalla parte dell'est Europa, quindi dalla Polonia, così come anche la Russia, e ovviamente non mancano ormai da anni il popolo tedesco, piuttosto che anche dalla Francia, dall'Austria, insomma un po' da tutta Europa. Ci chiedevamo tutti, ma come sono i russi? Come sono simpatici? Allora, i russi sì, sono simpatici, hanno questa scorza, diciamo, iniziale, che sembrano un po' duri, però poi diciamo sciolto. Come quel detto, diceva Pappe, c'è vicino noce, dammi tempo che t'ha spartuso. Esatto. Ah boh, si è capito? Esatto, sì, beh, sì, era sì, napoletano, questo non era calabrese, sì, ma insomma. Perfetto, quindi va bene, sono accomodanti, insomma. Sono accomodanti, anche perché questa è una delle spiagge, diciamo, più silenziose, diciamo, che abbiamo nella zona. Come puoi sentire, si sente solo il mare, quindi viene anche ricercato un po' dagli artisti, a chi ama leggere. E poi guarda, io ti volevo far vedere, abbiamo un artista che è solito stare qui su questa spiaggia a comporre le sue canzoni. Lui si chiama Maurizio e se hai il piacere te lo presenterei molto volentieri. Assolutamente sì, questa è un'altra perla di questo territorio, perché qui i musicisti non mancano, ce ne sono tanti che si ispirano proprio le loro musiche da questa terra. Lui è Maurizio. È uno degli artisti, diciamo, che ama stare su questa spiaggia per comporre. Io te lo presento se non disturbiamo. Se non disturbiamo. Scusi Maurizio, possiamo? Ciao Francesco. Ciao, molto piacere, ciao. Grazie Simone. Di Maurizio. Gentilissimo. Okay, ciao, mi posso sedere qui accanto a te? Comodo. Ah, ma che bello. Ma è vero che tu vieni qui a comporre le tue musiche? Sì, io scrivo Che tipo di musica fai, Maurizio? Guarda, io sto curando un progetto di ricerca sulla nostra tradizione, sulla musica del nostro territorio, e quindi mi ispiro un po' a quello che dicevano gli anziani una volta qui a Capo Vaticano. E per tanto tempo questa terra è stata una fonte di ispirazione per alcuni scrittori. Giuseppe Berto, un famosissimo scrittore veneto come te, di Mogliano Veneto, bravissima, venne a Capo Vaticano, acquistò un pezzo di terra e ci fece una casa per scrivere le sue ultime opere. Addirittura pensa che Berto... Tempi non sospetti ancora, perché parliamo di quanti anni fa, 60 parliamo anni fa? Parliamo fine anni 50, anni 60. Infatti. E pensa che Berto decise non solo di trascorrere la vita, ma anche la morte. Berto è sepolto qui a Ricadi.
Quindi diciamo un posto fantastico, un posto fonte di ispirazione per tante. E tu sei anche molto legato alla tua terra? Sì, io sono legato alla mia terra soprattutto perché ho scelto di ritornarci dopo qualche esperienza lavorativa fuori, lontano da questo posto. Che cos'è che ti ha deluso, diciamo, di andare fuori da qui, da dove ci sono le tue radici, la tua gente, le tue passioni? Mi ha deluso sicuramente il fatto che mancano i rapporti tra le persone e quindi penso che in questo posto, in Calabria, noi siamo un po' legati un po' alla stregua della politica di Verga, non so se ricordi tantissimo tempo fa cosa diceva Verga, un po' come la poetica dell'ostrica, e siamo un po' legati alla famiglia, alle cose, alle tradizioni. E quindi dovrebbe essere così, diciamo, se c'è ancora un pizzico di umanità in qualcuno di noi è la cosa più bella. Ho scelto di tornare in Calabria, di investire in questo meraviglioso territorio, lo faccio a Capo Vaticano, lo faccio con una penna, con un foglio, con una chitarra. Infatti nei tuoi pezzi tu racconti molto di anche fatti di accadimenti del passato o di gente appunto che appartenente a questa terra, quindi alle sue tradizioni. Ora che cosa stavi scrivendo? Guarda, per esempio? Io stavo scrivendo un brano che si intitola Allucapu. Allucapu che praticamente spiega tutte le cose belle, le cose caratteristiche da trovare a Capo Vaticano. A Capo Vaticano tu avrai sicuramente visto che si tratta, cioè si parla di cipolla rossa, di nduja, di cibo e via dicendo, ma un'altra cosa caratteristica per esempio è la nostra costa alta di origine granitica. Oppure qualche leggenda metropolitana. Ah sì, c'è un granito, dicono, particolare, è vero che studiano tutti i geologi del mondo perché è una struttura particolare, quel bianco-grigio, ma... Esatto, di origine vulcanica. Vulcanica, però è particolare. Ed è anomalo, tra l'altro, perché se vai nella vicina Tropea trovi le rocce arenarie. Quindi a distanza di 8 km trovi due composizioni geologiche. Siete strani voi qua, siete strani. Sì, un po', dobbiamo dirlo. Me li vuoi leggere due versi? Ti dispiace? No. In anteprima solo per noi? Diciamo che ho usato un po' una tecnica metaforica. Mm-hmm. Inizio il brano dicendo che a Lucapu c'è sempre l'usuli, nel senso che vedo questo sole che appunto non è effettivamente il sole atmosferico, ma è il sole della terra, della mia terra. Tali terre che guardano a mari, li figlioli che nascono fora e ogni giorno su sempre a giocare. Li masculi con nu palluni, nu pirrocciolo e na pezza di caso, e li femmini con guglie e filo, na camisa e na gonna di raso. Questo perché anticamente si usava appunto che i maschi appunto giocassero o con un classico pallone di pezza, oppure con un pirrocciolo e la trottola, la classica trottola che veniva lanciata appunto. E na pezza di caso, perché giocavano al gioco del formaggio, chi riusciva a lanciare il formaggio più lontano. Invece le bambine e le ragazze si dilettavano imparando l'arte del cucito, quindi un ago, un filo, andavano alla scuola delle sarte e via dicendo. Il tombo lo facevano ancora? Sì, ma parliamo di moltissimo tempo fa. Tu l'hai fatto? No? No, io al tombolo no, non sono, sono nata dopo il tombolo. Ok. Dai, vai avanti, quindi, dai, un'altra strofa su così. E l'umare chi bagna la rina, e lo vento chi assume e mattina, e li pisci che calano in terra in tali notti di luna china. Però allora io comunque, se vuoi, la finiamo di leggere e poi però un pezzettino me lo concedi? Sì, ti leggo, eh? Okay. Ti leggo l'altra strofa. Perché vai, assolutamente sì. Effettivamente devo trovare l'ispirazione giusta per chiuderla. Troviamo insieme. La troviamo insieme, benissimo. Vai. Li crapi di carro su bopa lumbaro, mangiando pittari camparo, e li parmi che su senza trunco, su lucca fino a mola bistaro. In tal anni 70 Agostino cominciava a scrivere di Tia
Terra Ianca di Petra e Granitu da Chiumara fino a Santa Maria. In sostanza cosa voglio dire? C'era anticamente un signore del luogo, tale Carlo Pantano, che aveva una piccola capanna in riva al mare e aveva i suoi animaletti e via dicendo. Quando poi Carlo è venuto a mancare, le capre rimasero a vivere la loro vita selvaggia sul promontorio di Capo Vaticano e rimasero in vita perché mangiavano le piante del fico d'India, che sono molto ricche d'acqua. E quindi, come ben puoi capire, anche la vita selvaggia riesce a trovare spazio qui a Capo Vaticano. Le palme senza tronco sono invece una specie erborea che cresce solo sul promontorio di Capo Vaticano. Invece negli anni 70 un tale Agostino, avvocato Pantano, iniziava a scrivere di questa terra proprio per la sua caratteristica di... le sue particolarità e la sua terra, appunto la sua pietra granitica che dicevamo prima. Ma di topeni non sa ciù chi fa, chi se a me vita, taverna illegale. Tacca custo sole molla schizza, tacca custo sole molla schizza. Certo, hai fatto bene a farmi anche un po' da traduzione lì su alcuni versi perché non li avevo recepiti proprio tutti. Non hai ancora imparato? No, ma imparerò. Bene. Abbi fede. Mi fai sentire qualcosa? Sì. Due note? Allora, non lo so, di un pezzo che vuoi tu, decidi tu. Guarda, quale, io tra le altre cose ti volevo presentare l'opera appunto che abbiamo battezzato l'anno scorso con il mio gruppo, che è questo lavoro discografico dal titolo Io resto qua. Io resto qua, che è un po' evocativo, ovvero i motivi che dicevamo prima per rimanere in Calabria, investire e via dicendo. E, tra l'altro abbiamo girato proprio il video ufficiale qui a Capo Vaticano, qui a qualche centinaia di metri da questo territorio. È un'opera dedicata soprattutto a chi ha creduto in questo progetto, quindi alle nostre famiglie, ai nostri amici e via dicendo. E abbi il piacere di accettarlo come benvenuta in questa terra. È un piacere, sì, ti ringrazio. Poi io veramente amo tutta la musica e adesso amerò anche quella di Maurizio. Eccolo qui, questo me lo dai a me, sì, proprio, sì, me lo, questo... è un regalo, un dono da parte tua. Questo è tuo personale. Grazie. Mi auguro che tu possa portarlo in giro per il mondo. Grazie mille. E ti faccio ascoltare giusto il ritornello del brano che dà il titolo al nostro CD, che è appunto Io resto qua. Io resto qua. Terra bella, terra ricca, terra mia, o mia Calabria, cu non t'abiti di sia. Io resto picchi, tu sei la più bella, e povero non sogno mai con te. La 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 la. Bello, che bel momento di poesia, grazie Maurizio davvero. Grazie a te, io volevo giusto accennarti che questo progetto ovviamente non lo curo da solo, ma mi seguono da 4 anni altre 4 persone, da quest'anno anche una 5ª persona, in totale siamo in 6. Appunto, e noi le salutiamo tutte ovviamente, se le vuoi nominare. Salutiamo il gruppo Etno Pathos. Giacomo Davi alla fisarmonica, organetto, lira calabrese, Filippo Davi alla chitarra battente, Leo Preiti alle percussioni, Pino Pagnotta al basso elettrico e Antonello Pontoriero, l'ultimo arrivato, che è un fiatista, un professore di musica, persone comunque tutte molto preparate e molto appassionate soprattutto a questo genere di musica. Grazie. Come te. No, grazie, ce ne amo anche noi i tuoi saluti, ma senti Maurizio, adesso io, prima di lasciare questo posto incantevole, volevo visitare qualcos'altro prima del tramonto, per l'appunto oggi. Dove posso andare?
Che mi consigli? Capo Vaticano e il territorio di Ricadi è molto eterogeneo. Io ti consiglierei di visitare un po' l'entroterra e se hai voglia ti posso portare un po' a Torre Marrana. Davvero? Sì, c'è. Quindi non restiamo a ca, non restiamo a ca, andiamo a là. Restiamo sempre a ca. E dove andiamo? E ca ci spostiamo di qualche centinaio di metri. Ok. Non restiamo a 0 metri sul livello del mare, ci spostiamo a una cinquantina, un po' più in su, sì. Va bene, grazie, ti ringrazio. Andiamo insieme allora, andiamo a vedere Torre Marrana. Torre Marrana, Torre Marrana. Maurizio, allora siamo quasi arrivati a Torre Marrana, ma insieme ai nostri amici telespettatori di Video Calabria volevo far notare anche a te, che tu non me l'hai segnalata, questa vallata che è meravigliosa, stupefacente, ti toglie il respiro. Ma che, come si chiama questa vallata? Qui dove siamo esattamente? Allora, qua siamo nella frazione Brivadi del comune di Ricadi. Diciamo è una delle frazioni più nell'entroterra. La vallata appunto che vedi qua sotto è quella della Fiumara della Ruffa, è sicuramente il corso d'acqua più importante, che parte dai comuni di Spilinga e Drapia, passa attraverso il comune di Ricadi e poi sfocia nella zona di Torre Ruffa appunto qui nel comune, nel nostro comune. Questa zona è molto particolare, come vedi appunto qui la roccia cambia un'altra volta, c'è questa specie tufacea molto, molto chiara che era tipica negli anni 40, negli anni 50 quando veniva appunto estratto questo materiale per fare le prime strade del nostro comune. Ed è una zona straordinaria perché qui c'è veramente una pace, sembra di essere al di fuori veramente di qualunque realtà. Un altro mondo, meraviglioso, ma proseguiamo, andiamo verso la torre. Di questa invece mi devi dare una descrizione, che so che tu sei molto bravo, insomma, sai tutte le nozioni di questa terra in lungo e in largo. Tra l'altro mi hai detto che io sono caduta in errore quando ho detto una torre saracena. Perché si racconta poi che siano torri? Vieni, vieni, vieni. Saracene, qualcuno me l'ha detto. Sbagliando. Allora, qui c'era un sistema di difesa delle coste che era caratterizzato da una serie di torri di avvistamento disposte lungo la costa di Capo Vaticano e dei comuni limitrofi. Queste torri servivano appunto per avvistare il pericolo dettato dalle invasioni saracene, turche e via dicendo. Torre Marrana, che risale grosso modo al XIV secolo, quindi alla fine del Medioevo, era una torre signorile, erroneamente si crede fosse una torre di avvistamento, in realtà non è così, perché serviva appunto ai signorotti del luogo, i proprietari terrieri di questa zona, per avere diciamo, il predominio sul territorio stesso, i cosiddetti ignuri. I ignuri erano appunto questi signori, grandi proprietari di appezzamenti, di grossi appezzamenti terreni, con i quali diciamo. Ignuri che sarebbero i signori. I signori, sì, è un po' in un certo senso anche dispregiativo nei confronti di chi lavorava i campi, perché il signore, appunto, chiamare signore un proprietario terriero significava per loro chiaramente stare al di sotto dal punto di vista della piramide. E quindi poi qui dietro invece. E quindi abbiamo svelato questo mistero. Invece qui dietro mi dicevi che ci sono, che cosa c'è, che cosa nasce spontaneamente? Una spezia particolare. Qua è bellissima la vegetazione che è spontanea. La spezia sicuramente più importante è l'origano selvatico. Questa zona, essendo incontaminata, è piena di piante di origano. Ma poi ci sono addirittura la ginestra, ecco che tu vedi qui alla tua destra, che è questa qui. Oppure c'è quest'altra pianta, che è una pianta molto tagliente, e nel gergo locale si chiama gutimu.
Questa pianta veniva utilizzata una volta per supporto in agricoltura, per intrecciare le cipolle oppure per... perché è molto resistente, veniva fatta essiccare, poi messa in ammollo con l'acqua, pestata in modo da renderla più flessibile, più malleabile, e poi anche per legare magari le piante di pomodoro al palo e via dicendo. Tant'è che, come ben puoi capire, adesso queste coste pullulano di questa pianta, mentre una volta si faceva veramente fatica a cercarla, era una sorta di gara. Perché tutti i contadini si recavano in queste zone appunto per cercarla, andare a caccia. La utilizzavano, insomma. Senti, ma qui, vabbè, anche qui sta per arrivare il tramonto sul mare. Ma noi cosa vogliamo fare? Vogliamo salire fino su alla torre? Beh, se vuoi dare un'occhiata al panorama, direi che è proprio il caso. Dai, godiamoci anche quest'ultimo panorama. Oh Maurizio, allora noi io direi ci salutiamo qui perché questa è stata una giornata bellissima, grazie di averci fatto anche un po' da cicerone in queste zone bellissime della Calabria. E io direi di salutare i nostri amici di Video Calabria con un tuo pezzo, uno stornello, qualcosa, che cosa ci puoi dedicare? Sì, io sono molto affezionato a questo strumento che è un terzino battente, volgarmente chiamato chitarrino, proprio perché è una chitarra un po' più piccola, chiamiamola così, e, diciamo, il suono ricorda quello della chitarra battente, che è appunto quest'altro strumento tipico della tradizione calabrese. Credo di essere nel posto giusto e quindi è al momento giusto, siamo quasi al tramonto, quindi facciamo giusto una stornellata per gli amici di Video Calabria. Bravo, vai allora. E zun, chiama la mamma e la figlia risponde. Su cose di maraviglia, chiama la mamma e risponde la figlia. Su cose di maraviglia, chiama la mamma e risponde la figlia. Arrivò la notizia stamattina, i cicciu sa fuiu currosina. Il cicciu sa fuiu currosina. Allarme, le campane suona, i turchi sono arrivati alla marina. I turchi sono arrivati alla marina,